Buonasera! Questa introduzione è stata terribilmente tanto da video per sincronicità che non da live. È andata bene. Resident Evil! Ora speriamo che tutto vada liscio come questo inizio. Buonasera a tutti! Ah, buonasera a tutti! Continuiamo la nostra forma di riscoperta di Resident Evil 3 nel mentre risulta in tante cose quasi una scoperta, perché la memoria che ne ho è perché il moderatore mi avvisa del microfono? Ok, tutto ok. Perché devo perdere mesi di vita ogni volta? Buonasera. Tutto ok, no worries. E dunque, oh sì, ho visto più di un video di Resident Evil 3 HD su Dolphin con l'intelligenza artificiale che ne sta ricostruendo i fondali, ma è una scelta non utilizzarlo. Allora, mettiamo il controllo on screen. Ok. Ci siamo. Loro mi hanno preso tutto. Tutto. Ma non mi arrenderò. Allora, sbaglio o zoppichiamo? Abbiamo affrontato la scorsa serata una partita bellissima. Sarebbe fantastico riuscire a riprodurla, ma stiamo molto attenti alle scelte che facciamo. Per ora depositerò il pronto soccorso, ma ho già tradito il mio patto di belligeranza con questi oggetti. Quindi per ora, Mr. Ivan 14, benvenuto. Benvenuti a tutti. Se qualcuno sente l'audio distorto, provi ad aggiornare. Let's go. Io vi leggo, interagiamo, godiamoci questa avventura, perché è una delle cose più belle di tutto ciò che è il mio universo professionale, fare queste live. È una roba terribilmente più personale e libera, no? È giocare insieme. Facciamolo! Allora, stiamo un po' attenti, perché ora vorrò andare al ristorante, ma mi sono preso l'erba rossa proprio perché mi permetto di stare fino al pericolo prima di curarmi, ma mi serve un'erba verde. Allora, non ricordo assolutamente dove andare. Ho dei ricordi da bambino di Resident Evil 3. È l'unico capitolo che ho giocato veramente poco. Tutti gli altri, quelli mainstream perlomeno, tranne il 6, che mi ha stuccato. Per carità, è una festa del trash e a modo suo è so bad it's so good. Cioè, però il 4, il 5, il 2 li ho giocati veramente, veramente, veramente tante volte. I ricordi sono comunque offuscati, ma il 3 è quasi nuovo, perché l'ho completato una volta, davvero. Poi ci ho fatto partite intermedie e ho giocato un po' con i mercenari, ma poco. Infatti i mercenari è qualcosa che voglio provare prima di cambiare capitolo, non c'è nient'altro. Allora, il 5 non è affatto spazzatura, non lo è. È un buon videogioco cooperativo e sicuramente molto più divertente di quello che è secondo me il 6 come videogioco. Allora, immagino che è un bel arcade Resident Evil 5. Poi per carità, ha i suoi problemi, ma è tutt'altro che un brutto videogioco in realtà. Soprattutto ha il miglior dialogo della storia degli action. Allora, vediamo. Un coperchio pesante. C'è un buco dove è possibile agganciare qualcosa. Sì, ma mi mette ansia sto cast, non è che Yamaredo chiede quale?
E sotto il commento di DonnyDM93 gli risponde: ah, grazie, Hollow Zanghezzo. Grazie. Allora. No, il 6 ha un problema di mismanagement di budget che è gravissimo, secondo me. Però ne riparliamo. Invece il 5 è comunque un buon videogioco. Tra l'altro ha delle scene action fighissime. Poi ovviamente il mood è completamente diverso, per carità, eh. L'anima della scoperta Plus di Sekiro, volendola fare io diversamente dalle altre anime della scoperta, quindi con molta più calma, un po' da atmosfera da anima, eccetera, me la sto tenendo un po' fredda, nel senso, sto in parte dimenticando come si gioca Sekiro per non essere un treno infinito come lo ero alla fine delle live. E nei range di una persona che giocava tanto per. Però non so ancora quando lo farò. Tuttavia, il giocare bene sarà una prerogativa dell'anima della scoperta Plus. Cioè, non sto smettendo di. Cioè, non sto dimenticando il gioco per essere un cane, ecco. Allora. Mi piacerebbe guardare Karin giocare a Demon's Souls. Molto. Sarebbe bello vivere in un universo dove mi sarebbe possibile. Giuro. Fastidiosi, eh? Ma munizioni non ci mancano in realtà. Wow! Cazzarola! Teso! Teso! Ok! Con la chicca dei cadaveri che galleggiano. Questo era anche nel 2. Che bomba! Ci sono videogiochi moderni che non hanno questa cura per i dettagli, mannaggia a loro. Era veramente una cosa molto bella vedere. Ah, gemma verde. Era una cosa veramente molto bella vedere il modo in cui Raccoon City era stata raccontata in maniera complementare in Resident Evil 3 rispetto al 2. Ah, quindi non c'è veramente nessun tipo di apertura qui? Un congelatore? E il congelatore rimarrà inutilizzato? Non ci credo. Quella apertura. Secondo me bisogna. Secondo me sarà possibile entrare là dentro, in quell'area più scura, rosso sangue. Allora, perdonatemi il pessimo abuso della mappa, ma. Ah, serviva se venivi prima al ristorante rispetto all'edicola. Grande. Allora un po' di dimostrazione di istinto da gamer l'ho data. Giampiero 2004. Oh, è la tua data di nascita, Giampiero? Scusa. Il fatto che tu possa articolare parole mi turba e so che è normale. Povero me. Sabaku, secondo te il remake del 2 è più un gioco nuovo o vecchio? Cosa intendi? La risposta, te la spoilero, è chiaramente nuovo. Però. This Wind Tears a 78, non cominciare. Oddio. Va bene, Ojisan. Ok. Allora.
Quindi praticamente il minigioco davanti a un parco è una chiave per aprire il parco stesso. Che città di pirla. Ok. Classe 74 presente. Io mi chiedo a questo punto, chi del 74 oggi segue piattaforme di gameplay, let's play su Twitch in questo modo e chi viene seguito? Grazie. Praticamente alcune vostre età sono un enorme complimento a me e anche a voi in maniera implicita e, di riflesso. Ok, me la do in faccia. Che bello. Non ho... Paga le tasse perché aiutano a mantenere la sicurezza e il benessere della nostra amata città. Oh, benzina, tram. Allora, io direi di andare prima ai vicoli, presunti vicoli ciechi. Tra l'altro, benvenuto Steven, Mattia Max, Lobidan, Giuto. Grazie, tra l'altro. Questa mappa io non ho la minima memoria. Non ho la minima memoria. Problema di internet. C'è un ragazzo che ha detto: non generalizziamo perché io sono del 2004, ma so anche parlare in maniera complessa e lessico forbito. Era una battuta sulla mia età che qualcuno del 2004 nato in quell'anno non fosse in grado di comunicare, perché la vedo e lo immagino come entità larvale, ma è una cosa mentale. Non era un dire chi è nato nel 2004 è stupido. Ragazzi. Sono giovani, lasciali perdere. Davvero, take it easy. Allora. Figo, ricordo tantissimo. C'è un buco esagonale. Ma il buco esagonale è un classico che vedo che si ripete anche qui, eh? D'accordo, stiamo facendo... Sì, è una DeLorean, sì. Però, alla fine, non era sbagliato ragionare sul fatto che i vicoli ciechi di solito portano anche a un puzzle o al bisogno di un oggetto chiave. Sto lavorando alla prossima effigie delle news. Purtroppo questa live non può durare tanto più del solito. In effetti avevo annunciato un quarto d'ora di ritardo, sono stati alla fine 5 minuti, ma li voglio sicuramente recuperare in coda, però. Benvenuto pianese. Non utilizzerò il fucile. Eh no. Tre colpi erano già troppi, eh. Non è una buona idea lasciarli in vita questi, purtroppo. Cioè, quello che... Dai, un bel critico! Non posso giocare troppo con... Ma che? Ok, un po' di fortuna. Te provo a schivarti. Così vediamo se effettivamente ho fatto una sciocchezza. E questo sportello poligonale? City Hall, Lonsel Yard. Ah, che belli i passi con l'eco. Questa ambientazione l'ho completamente rimossa nei ricordi. Thank you.
cartello vietato le biciclette e una bicicletta lì accanto proprio della serie. Mamma mia, Raccoon Citizens ACAB. Guardate che bello questo cadavere in sovrimpressione. Una resistente barricata blocca la strada. Ovviamente hanno reagito come possibile. Non era morto? Gioco la versione italiana per il pubblico. In questo modo i ricordi sono più sinceri nei confronti di chi lo ha giocato PAL da bambino e secondariamente perché così evito di dover tradurre e rallentare tantissimo l'azione. È chiuso dall'altro lato. Benvenuto, Davi Volti, grazie. Questo esplosivo qui non funziona più. Strano avere così poche interazioni e oggetti da raccogliere. Forse ne ho perso qualcuno. Un documento. So che sarai un po' intimorito dal tuo nuovo lavoro, Kevin. Accetta quindi qualche dritta per sfruttare al meglio fin da subito il treno che ti è stato assegnato. Sai, questi vagoni sono stati costruiti nel 1968, importati dall'Europa. A volte perdono un po' di colpi, ma tirano avanti visto che sono semplici, testardi e robuste. Possiamo sempre fidarci di loro e, nel caso abbiano qualche malfunzionamento, ricordati di ricontrollare con attenzione l'impianto elettrico. Una volta che hai trovato il guasto, la riparazione si rivela una formalità. Sono certo che riuscirai a limitare questi piccoli problemi ricordandoti di effettuare ogni giorno controlli di routine, evitando quindi il sopraggiungerne. E ricordati di effettuare le riparazioni utilizzando pezzi compatibili e quando dico compatibili intendo parti non necessariamente originali ma che svolgano bene il loro lavoro. Al risparmio, era con sete. Riguardo infine all'olio, assicurati di preparare sempre i lubrificanti di buona qualità. Ricorda Kevin, un uomo può tradire un altro uomo? Una macchina non lo farà mai. Con dei consigli così vaghi comunque, insomma, Alcune parti sembrano guaste. Il cavo di alimentazione è staccato, il fusibile è rotto, l'olio misto è stato usato. You're one of the survivors from the rescue team, Ma right? che paura! I just ran into your teammate, Carlos. How did a girl like you manage to survive? Hey, I'm no ordinary civvie. I'm a member of STARS. Stars? You mean the RPD Special Force Team? Hey, is someone wounded back there? No! Occhio di falco! Oh, this looks bad. They're coming. Get ready! Fire! Fire! Stay together! Calm down. You're safe now. Everything is gonna be okay. Madonna, questa scena è surreale. No, don't come any closer. Stay away. Non sono stato io. So Jill, did you decide to help us out? It looks like we're the only ones who survived. We should work together. No, we can't trust her. Why? But Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad.
If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Mikhail. Fine. Then let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. Bene. Mi ricordo qualcosa a riguardo. That's a lot of ground to cover. I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Just... Fortunately, we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. That works for me. Good plan, sir. But... Okay, people. Let's get moving. Yeah. Jill, put this on. Ogni tanto hanno un colpo di voce, ma penso che sia... Ford! Ok. C'è qualcosa di poligonale lì però. Hai aperto la serratura. Allora. Quindi è un bullone quello. Ma se vado al benzinaio, il bullone ci faccio poco, perché servirà poi ovviamente lo strumento per poter alzare la saracinesca, no? Mi sbaglio? Ecco perché era poligonale. Sì, è vero, c'era... No! Sapevo che ce n'era uno, ma... Fatto male a lasciarlo in vita. Vedo che stiamo ancora in piedi tranquillamente. Ok. Allora... Controlliamo l'auto. Sì, è giusto. C'era un... Ok. Doveva succedere prima o poi. Almeno mi sono... Ho accettato il destino di dover utilizzare la cura. Mi va bene. Am I a joke to you? In un vicolo c'era legato un tubo, in effetti, ma non ricordo più dove. Posso andare a fare un giro, in effetti, eh? Salvo che qualcuno mi dica esattamente, ricordati, era là. Quando è ora, è ora. Ok.
A surprise! Dobbiamo andare a una cassa. Dobbiamo assolutamente andare a una cassa. Sbaglio, questa stavolta ha lo stesso modello del sergente. Il sindaco sta tenendo in mano qualcosa. Il libro di bronzo. Potrebbe tenere in mano qualcosa. Un oggetto di bronzo a forma di libro. Su di esso c'è scritto il sapere conosciuto. Ok. Sì, esatto, peserà un fottio. Allora. Svuotiamo un secondo le tasche. Suono. No, no, no. Quando ho una lacuna mentale che esce fuori dall'aver giocato una settimana fa, il consiglio va bene della serie. Se dov'era quel tubo bloccato, visto che se fossi stato a ieri la partita me lo sarei ricordato, è un consiglio che accetto stravolentieri. È lecito, aiuta e non fa parte di una forma di gameplay sano e normale, perché appunto è bloccato dalla pausa, è meno matto dalla pausa. Non ho altre polveri in realtà, e contemporaneamente abbiamo visto che il gioco qui è, volendo fare un minimo di min-maxing, crearne il più possibile per livellare l'abilità di Jill. La chiave la teniamo. L'erba la depositiamo. E andiamo a raccogliere le altre tre. E poi le depositiamo. E poi pianifichiamo il futuro. Che fastidio! Oh, un po' di RNG ogni tanto. Sì, sì, no, la manovella è mia intenzione, appunto. Ma prima... Tanto dobbiamo tornare indietro. Grazie, Grifone. Allora. Sì, i nastri di inchiostro sono limitati, ma soltanto per umore del gioco. Arcade Shoes Store.
Ma andate a cagare. Che spavento, sì. State sempre attenti ai modelli, eh. Se sono poligonali salteranno in aria. Ah, oh, Nefi. Nefil 99, grazie. Il tuo entrare nella piattaforma lo fai con un dono, grazie di cuore. È abbassata e ora l'alziamo. Ah, let's go. Ci piace, ci piace. Allora. Jill. Hey, the zombies are getting restless. I know. I can hear them. What's going on? Siamo sicuri che siano zombie? Di sicuro non è il Nemesis. Il Nemesis è too manly. Se per esempio fossi andato al ristorante, qua avresti incontrato Nikolai. Jill! What's wrong? Ogni tanto perde qualche dialogo. They're coming! They must have sniffed us out. They know we're here. Hey, calm down. Hai un mitra. Any objections to my playing hero this time? What are you doing? Carlos! Ma potevi tranquillamente quietare, santo cielo. Come? Ho fatto al volo IQ 2000, sia tutte vuote sia tutte piene. Sono stato bravissimo. Qui c'è un trucco. Oh, ok. Ok, 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 attenzione, attenzione. Sì, no, esatto, quando ho visto la... Sì, la accesa era Last Resort. No, cazzo. Sì, ok. Dai, attenzione. La C. Questa è stata culo. Ok. Lui sta bene. No. Cioè, di tutti i momenti in cui poteva farlo, proprio questo. Ok, va tutto bene. Carlos! No! Relax, I'm not dead yet. Gilma, sei...
proprio veramente incapace di fare, cioè, situation awareness, eh? I'm fine. That hero stuff is harder than it looks. Io non pensavo che prendendo un oggetto mi esplodesse la mappa. Ouch, my ears are ringing. We both should be deaf by now. Okay, I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Io me ne vado. Ok. Quindi Carlos fa finta di essere ferito a morte. E in qualunque momento dall'inizio dell'invasione zombie e della epidemia del virus, in quell'istante doveva esserci una scintilla elettrica in mezzo ai gas della benzina. Seri. Fermali! Aspetta! Non farti saltare in aria! Che treno! Attento! Don't come any closer! Resistentissimi! E se io lo distruggevo? Mikhail, do you have some kind of death wish? My people, they were wiped out by these monsters. If I can't stop just because I'm wounded. But can't you see those monsters are also the victims of Umbrella? Are you accusing me of taking it out on them? You don't seem to understand something. We're not really involved with the company. There's no reason for any of us to take responsibility for this mess. I know that. And right now, that's the only reason why I'm trying to cooperate with you. Sorry. I feel so useless. Don't. You fought hard and have the wounds to prove it. But I'm still alive. My men aren't. Don't think about that now. Just rest. Not save my men. Beh, stiamo avendo a che fare con qualcosa di particolarmente paranormale, Mikhail. Okay.
Ok. Allora. Esatto, era l'idrante quello che abbiamo lasciato alle spalle. Io me lo ricordo. Allora, vediamo. Benvenuto a chi si sta connettendo adesso. Allora, sì, se il tram si muove saranno uccelli poco dolci, perché è abbastanza tradizione, no? Facciamo un po' di management. E visto il mio sincero mancare di ricordi specifici, a livello di istinto salverei anche. Quindi questo no, questo ci serve. Questo ci serve. Allora, mi è stato consigliato di prendere il libro e non rifuggerò al consiglio. Però per il resto, però salviamo la partita e basta. Allora. Immagino che una volta ottenuto quell'idrante, spegnendo le fiamme, troveremo l'oggetto che ci permette di utilizzare l'olio in maniera corretta. Vediamo un po'. Controlliamo se per caso si può raggiungere la stazione elettrica in qualche modo. Perché ora mi manca comprensione di dove esattamente debba tornare per l'idrante, proprio perché non è meglio preoccuparsi del libro prima. Ma io non ho la guida in testa. Io il libro l'ho preso dalla statua, non ho idea di dove devo andarlo a mettere. L'ho preso nell'inventario solo perché me lo avete consigliato voi. Cazzo, cioè, ricordatevi sempre che comunque non lo sto riscoprendo. Una direzione è stra benvenuta, ma nei limiti. E la peppa? Ah, è ok. Cioè, dai, raga. Ci sarei arrivato. Poni qui la tua saggezza. No, no, la mia saggezza con quel che pesa sta benissimo lì dov'è. Il futuro è nelle nostre mani. E io questo me lo rubo tantissimo, perché tanto abbiamo capito che sono tutti pazzi in questa città. No, ho già letto.
Qui abbiamo un friggi zombie gratis. E due perfette erbe per il futuro. Che lettura? Dobbiamo sfruttare il nostro sapere per il futuro. Questo sarà il nostro più grande destino. Michael Warren. Questo silenzioso indizio sul dove andare e come. Per cosa e quando. Allora. No. Ok. Ok. Allora. Pure. No, che è sta prescia? Non c'è. Non c'è niente di così tragico. Sì, sono arrabbiati, ma tanto stiamo in compartimenti stagni. Cioè, maledetto da Resident Evil, i jumpscare della rottura dei vetri in Resident Evil 3 a quanto pare sono non soltanto autoreferenzialità, ma proprio strumento crudele di tachicardia. Comunque questo sindaco ha dei problemi, ma... Batteria, c'è batteria. Mi ricordo la batteria. Dove va messa la batteria? L'ascensore. Ma quale ascensore? Quale ascensore? Dove stavano le blattazze, vero? Sì, ma... È quello... Quello lo ricordavo, è che non mi ricordo dove ho incontrato i scaravazzacci. Dobbiamo fare un pochino di backtracking, ma prima... Perfection. Allora... Possibile? Devo per forza provare una cosa. Allora. Lo so che non sto depositando l'olio e che mi avete detto di depositarlo tantissime volte. Sono assolutamente consapevole del consiglio, lo apprezzo anche perché adoro l'interazione con voi, ma sono talmente sicuro che se fossi stato da solo non l'avrei depositato, che è troppo anti me e anti riscoperta ora. Posarlo, cioè è un tipo di ottimizzazione che non avrei con i ricordi che ho. Attenzione. No, questa elettricità non è per la batteria. Qui apro la porta? Ah no, è già aperta. Ok. No, no, il consiglio su dove mettere la batteria è lecito perché mi sono sicuro di essermi dimenticato genuinamente. Un luogo che ho già visto.
Cioè, ve l'ho detto, i consigli che apprezzo sono quelli che riguardano la dimenticanza di qualcosa tra una settimana e l'altra, ma ciò che è nuovo, no. Allora. Cremisi. Il messaggio vale quanto il dono in moneta. Grazie di cuore. Ed è anche, appunto, praticamente un piccolo investimento. Grazie. Allora, come sempre, seguire le porte rosse è una soluzione. Per fortuna, ammazza, alla faccia, più stupidi dei Licker, ottimo. Ammazza! Uno zombie con capelli così puliti. Wow. Figo. Wow. No! Cioè, sta cosa non è interagibile? Questo oggetto poligonale densissimo non è interagibile? Ma che scherzo è? Ah, è un esplosivo? E che cacchio doveva dirmelo che era un esplosivo? Perdonatemi. 30 anni da videogiocatore... Non è vero. 25 anni da videogiocatore... E non l'avrei mai detto. Mi sembrava più che altro come i spray erano uniti in tre posti una sacca di munizione. È rosso, anche i proiettili della pistola sono rossi. Ma dai! Aveva l'onda d'urto di un petardo mini cicciolo, praticamente. Due! No, la raccolgo solo se ho spazio dopo.
Ok. Che paura, pensavo che fosse il Nemesis. Che batticuore. Vai, Jill. No, 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 non fare niente. No, non fare niente, sparagli. Sparagli, hai il fucile, Jill, ti prego. Voglio aprire l'altra porta. Di sicuro non voglio... Oh, perfetto. Ok. Zombie, stiamo per rompere il sistema narrativo. Ok. Vediamo. Allora, è il momento delle Termopili. Aspetta, aspetta, zombino. Resident Jill Evil. No, fermo! Devi sparare a gruppi! Ah, ma erano pochissimi! Ah, io mi aspettavo sto esercito! Ok. Ti ho capito. Ottimo. Allora. Cavolo. E un po' particolare che, cioè, sarei potuto uscire avessi... Sì, ho letto i veterani, insomma, coloro i quali hanno giocato Resident Evil 3 di recente o a lungo, che avrei incontrato il Nemesis scappando, ma ci sono ragazzi che fanno... Però alla fine è un titolo questo il quale comunque si narra, cioè si basa su tante scelte opzionali, quindi io avevo paura che aumentando il voltaggio avrei fritto la batteria. Scusate, qual era il discorso che mi sono perso il Nemesis?
Allora, ma come ha fatto? Suka! Ok, non c'è problema. Grazie. Ok, quindi non è una modifica, ma è un nuovo fucile, ok. Non lo so se cambio aria il pezzo possa scomparire. Per questo ho sparato due colpi, perché non ho voluto rischiare. Mi sono spaventato. Vediamo se per caso... No, se occupasse due sarebbe comunque riuscita la fusione. Ok, è arrivato il momento di fare un giro e ricordarci che qui c'era la l'erba rossa. Allora. Ah, Resident Evil 3 Remake è molto probabile che esca nel 2020. Allora. A chi sta sparando? Oh! State fermi tutti, che qua mi zoppica la lady. Non tanto andare a uccidermi! Beh, io... A essere proprio molto schietto... Da stream in quale mi trovo... E per emergenze un safe state l'ho fatto, eh?
Dobbiamo decidere come gestire il tempo. Se ripetendo le azioni e provando qualcosa di diverso, magari scappando, friggendo, oppure premendo F3. Va bene. Però mi tengo il salvataggio perché poi prima di chiudere Resident Evil 3 li friggiamo. A questo punto è come aver utilizzato King Crimson, quindi posso tranquillamente cambiare strada. Lei si perdona l'F3. Ottimo. Solo che c'era qualcuno che smitragliava comunque, eh? First try, esatto. Allora. Sì, è vero, più bites the dust che King Crimson. Ok, allora. Ah, questa è una. Ok, allora. So immediatamente dove andare a pescare il fusibile. L'idrante o ancora il vuoto mentale? Allora. Andiamo a trovare Mikhail. Non mi. Carlos. Carlos. Era Carlos. Ah, qui stiamo facendo il giro di Pepe Scemo. E allora andiamo. Andiamo, andiamo. Seguiamo la narrativa. Ricordiamoci l'erba rossa perché quella la voglio recuperare. Sì, non so quando. Che paura. Non so quando tornare indietro, onestamente. Stai fermo! Non ce la farò mai. Spara, spara, spara! Che schifo. Ehi, mamma mia! Mi è piaciuto questo headshot. Ok. Belle macchie di sangue, bravi. Ah, erano loro? Pericolose. Abbiamo una carenza di proiettili che... Cioè, abbiamo una marea di cure. No! Ho sbagliato. Porta. Ho sbagliato porta, vero? Sto facendo il giro. No! Sì! Ma no. Ok, 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 ok. Ci sono. Sì, ma no.
Out of my way. No, ti attacchi, cioè. Carlos. Sì, stiamo avvicinandoci alle prime parti. Sulle pareti. Bingo. Assolutamente non bingo. Però prima santo cielo. Eccoci qua. Oh, un bel critico. Allora, io devo capire un po' di cose adesso, perché l'idrante è rotto, ok. Buon riposo a chi va. Mi ricordavo un idrante lì. A questo punto andiamo di qua. E lo prendiamo dall'altra parte. Attenzione, acqua che... Perfetto. Thank you.
Le falene. Tra l'altro ha più prospettiva, ma dai. Un poliziotto molesto che lascia il tempo che trova. Però vedete, anche non sapendo o ricordando dove andare, la luce blu che lampeggia ti attira. E quello è importante. Gesù santo. Ah, cavolo, che schifo. Sono un mix tra la pianta 42. Aia, zampette schifose. Perlomeno lì c'è una bomba. What did you do? I had no choice. He was about to turn into a zombie. It would have been a threat, so I eliminated it. It? But he was still conscious, wasn't he? He was as good as dead. And it took fewer bullets to kill him now than it would have if he had transformed. Not now, I'm busy. Va bene. Prima che inizi il suo nuovo lavoro, mi permette di darle qualche consiglio. Alcuni medicinali presenti nel magazzino sono instabili e c'è un sacco di gente gentile a Raccoon. C'era. E la loro qualità peggiora in seguito a cambiamenti di temperatura e di umidità. Si ricordi quindi di mantenere un clima costante in suddetto locale, controllando personalmente il suo stato di giorno in giorno. Esiste infatti un computer predisposto a svolgere tale mansione, ma essendo una macchina pensata da uomini per essere usata da altri uomini, non è certo infallibile. Deve inoltre controllare tutto il personale diretto in arrivo nel magazzino. Vi sono custodite molte droghe pericolose che, se dovessero venire a mancare, costituirebbero per lei un serio problema. La porta di tale stanza è sempre chiusa e, nel caso lasci entrare membri del personale, si assicuri di farsi consegnare i loro documenti. Ma soprattutto si ricordi di contattare immediatamente il capo per qualsiasi sospetta anomalia. Se dovesse dimenticare la parola d'ordine di accesso, si sforzi di ricordare che ha a che fare con una parola di uso comune. Non si dimentichi che ogni nuovo prodotto di meccanizzato viene combinato alla procedura la quale può essere inserita, cambiata in ogni momento tramite il terminale dell'amministrazione. Faccio partire una pubblicità anche su Twitch.
d'uso comune, ma mortacci tua! Oh, ricordati, bro, è una parola di uso comune. Oh, ah, ok. Marca di USB e prese hub. Cazzo, tua sorella è di uso comune. Come dice Matt. Ah, ricordati che è una parola di uso comune. Acqua Cure. Che per puro caso è uno spot in loop nel televisore. Ma che cazzo dice questo? Ma ecco perché hanno scelto Raccoon City per il test del virus. Vabbè. D'accordo. No, ma è una parola di uso comune. Sì, ma c'è questo ansiogeno. Ah, questa è di forma quadrata. Di certo non come il tipo che ha trovato la password. Io qui non posso, non c'ho lo spazio. Prenderò solo questo. Ma sono davvero tre? Ok. Not ok. Dai, dammi un'opzione. Fallo. Spara al gas. Fighissimo. Fighissimo. Figo. Allora, a questo punto faccio una domanda, proprio perché le mie scelte in questo caso vengono occultate da ciò che è la logica, da min-maxing, che comunque apprezzo. Quindi, e basta un po', ragazzi! Siete fastidiosissimi. La domanda è: con tutte quelle combinazioni possibili, vale davvero la pena bruciarsi tutto per semplicemente aumentare la qualità delle munizioni piuttosto che fare magari granate, cose del genere? Perfetto. Tombola. Sono tostissimi. Ma stanno una favola questi qua a terra, lo so, eh. Forse questo è vivo. Ok. Maledetta! Ma che cazzo d'ansia questo Resident Evil con queste bestie. Lasciatemi stare. Per l'amor del cielo, lasciatemi stare.
Lasciatemi passare! Resident Evil è anche questo. Vediamo un po', qual è stato il mio ultimo F1 d'emergenza? Ah, Aqua Cure. Questo lo faccio più per voi che per me, perché giustamente diminuiscono le live se quando crepo c'è una sorta di salvataggio in corso d'opera. Poi saranno anche i commentatori di YouTube a dirmi se farlo in futuro o meno. Questo è malato. Questo è malato. Questo. La parola di uso comune è una marca completamente casuale. Però è carina sta cosa. Come si scrive? Non mi ricordo. Safsprin. Saf. Ma che criminale, che pazzo. Allora, facciamo una bella cosa. Cazzo! Devo ucciderli. Devo ucciderli. No, no, no. Ho attirato l'altro. Perché non sta arrivando? Oh, dai, ma che intelligenza artificiale avete? Dai un po'. Lasciala stare. Devi esplodere, devi. Non zoppia! Giuro che mi faccio saltare in aria, eh. Sto premendo R. Sto premendo la mira per gli oggetti e non per gli zombie. Perché non funziona? E le gambette che fanno così? Scusate, ma con R2 non si mirano? Non si mira agli oggetti? A quanto pare c'è una certa imprecisione di comando in questo Resident Evil 3. Allora, quindi abbiamo l'intelligenza artificiale qua che si incanta. Devo aggrarlo. Che schifo. Che schifo vanno. In teoria non potresti mai fare tanti tentativi, dovresti adattarti. Zoppica, zoppica, tranquilla. Il tuo obiettivo adesso è molto più semplice. Usa il fucile, ho 4 munizioni. Già che mi mettono una bomba, cerco di utilizzarla, come ricordo. Allora. Quindi, le granate congelanti sono le più potenti del gioco, perché fanno anche, immagino, un enorme damage output. Ah, per far esplodere il barile. Ok. E quindi queste granate congelanti si fanno fondendo le munizioni blu, che si ottengono come A più B, A più C... B più C. Ora controlliamo. Allora.
Devi fondere 2C. Ok. Allora. Perfetto. Dunque, chiudiamo la live con un po' di soddisfazione. Se si vuole uccidere il Nemesis, questo Resident Evil 3 risulta molto più difficile del 2. Sì. In generale, mettiamo. Pronti? Ne voglio una terza nuova, eh? No! Che incubo comunque. Che incubo. Vediamo un po'. Vediamo un po' come poter ottimizzare le nostre scelte. Merda, sono... Fare esperienza con le C mi sembra una cosa fuori di testa per la quantità di cose che ho trovato fino ad ora, quindi meglio avere più munizioni. Ok. Quindi... Ora abbiamo le munizioni più fighe. Faranno ben più danno, no? Mica una cosa negativa. Altrimenti che l'abbiamo fatto fare fino ad ora? No? È una cosa bella, no? Non le posso usare con la Eagle? Allora, questa live la rendiamo praticamente iconica di questo ricordo, ma non è una cosa che andrà utilizzata, ragazzi. È comunque... Thank you.
Si sono spaventati. Devo controllare se ci sono oggetti. Che ha fatto Nicolai? Sai che Nicolai è un criminale. Ho gli spray da sprecare. Lasciatemi stare. Qui non ci torno, non sprecherò i proiettili che mi sono guadagnato. Qui abbiamo risolto un problema grave. Ok, diciamo che secondo me possiamo interrompere. Se mi sembra... Dario chi è? Il tizio dentro il furgone del gioco iniziale? E allora andiamoci subito, da lui andiamoci subito. È un ottimo finale. Non è qui? No, non è qui, è qui! È qui. Ok. Ok, la manovella serve. Visto che sto chiudendo la live, vi do molto più retta. Poi in Resident Evil mi piace molto giocare con i maestri. Ma quando faremo altre riscoperte di titoli un po' diversi, bisognerà stare un po' più tranquilli su questo.
Ok. Prossima riscoperta dopo Resident Evil. Ci sono così tante idee fighe. Ma sbaglio o mi hanno tolto i nomi dei posti? Mi hanno tolto i nomi dei posti. Vabbè, il bar è facile da trovare, mi pare. È quello dove stava, dove abbiamo incontrato. Io ho tante cose che vorrei provare in riscoperta, comunque. Command and Conquer, per esempio. Legacy of Kain. Silent Hill. Deve essere una pausa. Deve esistere dopo un po', non subito dopo Resident Evil. Infatti no, il bar dov'è? Lo... Ce l'ho presente. Ah, ecco, vedete, era qui il mio ricordo di quando ero qua. Era qui che avevo il ricordo di... Bastardo! Che avevo il ricordo di stare con lanciagranate avanti. Qua, al ritorno, me lo ricordavo. Ero ritornato con lanciagranate qua. Me lo ricordo molto bene. Allora. Cazzo! Questo è troppo, in effetti. Non c'è un limite. Ah, ma guarda un po' dove... Ah, che forte! Ah, quindi... Ah. Quindi questa porta rossa... Ah, no, è la butta... Ho capito perfettamente. Ho esagerato... Cioè, mi sono fatto ingannare dal volervi dar retta. C'era un ragazzo che probabilmente pensava che non sapessi dove fosse il bar e mi ha detto vai alla porta rossa. Ho pensato la manovella va usata lì, mi ero dimenticato che era la boutique. Questo è un problema di chat, nel senso non vostro, ma mio, che do troppo retta a volte a quello che leggo. Ok. Quindi... Troppo tardi. Troppo tardi. Eh beh, la porta rossa è quella che prima mi ha portato in un luogo importante. Ma questa... infatti, ero qua con la... nel mio ricordo infantile, ero qua con lanciagranate. Per questo, infatti, sparavo con queste. Infatti, l'avevo fatta sta cosa da piccolo. Ottimo. Ok. Diciamo che è una cosa che mi piace molto di Resident Evil 3 rispetto al 2 è che se fai completismo nel 3 i proiettili comunque li consumi. Li consumi. Poi hanno sti sprint. Critico senza salto della testa.
critico senza corpo. Te la rendono difficile, spero che ne valga la pena. E sta dannata porta che... Bello che è tipo mezzo carbonizzato. Ma vai cagare! Alla faccia del... Ci sono ostacoli in mezzo. Ho anche mirato all'oggetto, non so perché non ho fatto minimamente l'auto-aim. Certo, Metal Face. È morta da un pezzo. Allora. Ma come? Non c'è niente, non c'è niente sul cadavere. Sì, è ovvio che... sì, controllare nel container è scontato. Mi aspettavo un piccolo extra sul cadavere. E... Non so se queste parole saranno d'aiuto per qualcuno, ma devo scrivere per cercare di mantenere un briciolo di sanità mentale. Ora che sono solo cibo per quei mostruosi zombie, mi chiedo se il responsabile del GI che ha sigillato la città riderà... Perché dovrebbe ridere? Perché dovrebbe ridere? Mia moglie, mia figlia, mia madre, tutta la mia famiglia è stata uccisa. Ma niente di tutto ciò ha ormai importanza. L'unica cosa che conta ora è la mia vita. Non ho mai immaginato di morire in questo modo. Ho ancora così tanto da fare. Invece di lavorare come rappresentante avrei dovuto provare di diventare uno scrittore. È quello che ho sempre desiderato fare. Purtroppo mia madre non la pensava allo stesso modo. Perché le ho sempre dato retta? Sembra proprio che sia finita per il grande Dario Rosso, scrittore di valore. Abbattetelo nel piede. Mamma mia, non mi aspettavo. Resident Evil di solito è molto più cretino, molto più soft, molto più scemotto. Invece qui sono andati molto, molto, molto pesanti. Ah, ma qui abbiamo proprio la... Ok, allora. Sì, sì, no, lo spray così in nonchalance con attenzione è un modo per cancellarlo dalla mappa e preparare la prossima partita, si presume, senza F3. Cazzo, che spavento! L'avevo anche visto prima. Alla faccia dell'aver utilizzato il... lo spray. Allora. Ricordati che puoi fare granate potenziate anche combinando direttamente le polveri da sparo senza il caricatore. How is that? Nel senso che posso usare la polvere da sparo? Ah, devi combinarle con le granate normali. Ma così non perdo le granate normali? Le trasformo. Però non puoi fare quelle... Però non puoi fare quelle congelanti, no? Appunto, no, è quello che volevo fare.
Ah, ok. No, l'avevo letto. Sì, no, che le granate... Ok, quello lo sapevo, sì. Mi va bene. Io penso che ora qualunque cosa... Cioè, praticamente adesso abbiamo creato un setup in grado di gestire, immagino, qualunque boss fight. Perché abbiamo trovato 20 granate esplosive e abbiamo 20 granate congelante. Solo che è la classica situazione nella quale dovresti sapere cosa ti aspetta, così che tu possa portarti le cose quando ti servono. Se combini le granate esplosive più C, fai le granate congelanti. Ma ripeto, la mia domanda è questa fondamentalmente. Ti trasforma le granate esplosive o te ne crea nuove? Le trasforma, ok. Infatti, per logica, esatto. Ok, per ora il grimandello lascia il tempo che trova. Stiamo messi... nel senso che abbiamo fatto una roba da... hardcore gamer, fondamentalmente, ma che in una riscoperta è meno istintivo. Cioè, io ho ovviamente la voglia e la natura di creare la cosa più potente possibile, ma... dovremmo portarci dietro il lanciagranate sempre a questo punto, a costo di sostituire il fucile. Capite cosa voglio dire? Per il resto... grazie, ragazzi! Ah, è stato fantastico, divertente. Alla prossima! Grazie Ninja 92. Alla prossima. Triste il diario di Dario. Non me l'aspettavo in un Resident Evil. Buon riposo, ragazzi. Grazie a tutti. Ci vediamo presto.